Ciao, sono Luciano del duo Petri Paselli, autore del progetto 99 Object. A ottobre scorso abbiamo deciso di iniziare questo progetto editoriale, è un'enciclopedia sul collezionismo ed è un prospetto di 99 numeri. 99 numeri che si concentrano ognuno su un oggetto da collezione diverso. Il primo volume è dedicato a una collezione di posacenere souvenir, anni 70. All'interno del libro noi facciamo entrare un determinato oggetto perché è rappresentativo di un'epoca ben precisa e di un aspetto magari socio-economico di un determinato paese. È un oggetto da collezione che però non è da intendere come oggetto da collezionismo del collezionismo alto, è un oggetto del collezionismo minore. È il collezionismo che a noi interessa di più perché è il collezionismo più vicino alla cultura popolare. Il mondo del collezionismo è un mondo molto profondo, molto più diffuso di quello che ci si immagina, soprattutto appunto quello del collezionismo minore. Ci sono collezionisti che collezionano incarti degli aranci, collezionisti che raccolgono i bollini della frutta, ognuno ha una propria mania, un proprio aspetto che attraverso la collezione cerca di sottolineare. Il progetto 99 Objects è interamente autoprodotto ed è una scelta ben precisa che abbiamo fatto, ben ponderata, perché è un progetto sì editoriale ma che parte da un progetto artistico. La prospettiva è quella che il progetto 99 Objects si autosostenga, per cui possa vivere di una vita propria indipendente anche dal nostro percorso artistico. In quest'ottica abbiamo già aperto un bookshop online dove sono presenti i libri e anche tutti gli oggetti di design che produciamo insieme al progetto, ma allo stesso tempo stiamo creando anche una rete di collaborazioni con le piccole librerie indipendenti e distributori al di fuori del grande mercato. Il secondo volume, in uscita a febbraio per Fruit, sarà dedicato ai portachiavi degli anni 90 e invece il prossimo numero, il terzo, in uscita tra aprile e maggio, sarà dedicato alle coppe e trofei delle gare podistiche. Ovviamente hanno molta importanza anche l'aspetto web, per cui abbiamo un e-commerce sul nostro sito, i canali Instagram e Facebook dove pubblichiamo dei contenuti che non sono presenti nel libro. Alla stessa importanza ci sono anche le fiere, le mostre e soprattutto ovviamente le fiere di editoria indipendente. Fruit è la prossima, dove avremo e presenteremo il nuovo volume sui portachiavi degli anni 90.